Dio cammina con il suo popolo è il tema della giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 2024. A Gerusalemme la Santa Messa presieduta da Monsignor Rafik Nara. La comunità del primo martire filippino ha compiuto 30 anni, gioia e festa nel monastero di Ratisbon. Il messaggio d'amore e misericordia incarnato da San Vincenzo de Paoli vive attraverso il servizio delle suore della Carità di Betlemme. Presentato a Bologna il nuovo libro intervista di Roberto Cetera, giornalista dell'Osservatore Romano, e Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa. La festa di San Francesco a Gerusalemme, in momenti di guerra e conflitti, vivere fino in fondo la spiritualità della fiducia e della fraternità. Focalizzarsi sulla dimensione sinodale consente alla Chiesa di riscoprire la sua natura itinerante, di popolo di Dio in cammino nella storia, di pellegrina e anche di immigrata verso il Regno dei Cieli. Sono le parole di Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 2024. Il titolo della lettera del Papa è «Dio cammina con il suo popolo». Questa ricorrenza si è concretizzata in una solenne messa celebrata il 28 settembre nella sala del Notre Dame Center di Gerusalemme e presieduta da Monsignor Rafik Nera, vicario patriarcale di Galilea e Israele, alla quale hanno partecipato numerosi immigrati e rifugiati. Ogni anno in questa giornata diversi gruppi di immigrati provenienti da tutto Israele si riuniscono per celebrare l'unità e la diversità. Unità e diversità si riflettono con entusiasmo e gioia nelle preghiere, nei canti e negli inni al Signore nelle varie lingue dei popoli dell'Asia, dell'Africa e dell'Europa, a volte ricordando la profezia di Isaia sulla riconciliazione delle nazioni e altre volte ricordando le scene della Pentecoste quando Dio promette e offre la pace mentre guerre feroci infuriano in tutta la regione, divorando sia la terra verde che quella sterile. La Chiesa è casa mia. Mi sento come se fossi con la mia famiglia. La mia famiglia è rimasta in India e quando vengo qui mi sento proprio come se fossi con la mia gente. La sfida più grande per immigrati e rifugiati è trovare lavoro e mezzi di sostentamento e la maggior parte di loro lavora nel settore dell'assistenza o nel lavoro domestico. Qui guadagniamo più soldi che in India. Lavoro nel settore domestico per garantire una vita dignitosa alla mia famiglia e aiutare i miei cari. Un'altra sfida per gli immigrati è il modo in cui vengono visti dagli altri e, a questo proposito, Monsignor Rafik Nera ha detto nella sua omelia che il modo in cui vengono trattati gli stranieri dipende dalla qualità umana di ogni individuo. È una prova di umanità e fede, ha detto. Dal 2018, quando Papa Francesco parla di immigrazione, usa sempre quattro verbi: accogliere, proteggere, assistere e integrare. E siamo incoraggiati ad adottare questi verbi il più spesso possibile. Ma sentire che il Signore cammina con loro è un grande conforto per gli immigrati. La cosa più confortante che possiamo immaginare è sapere che Dio cammina con noi quando affrontiamo ogni difficoltà e sfida. Dio si prende cura di me ogni giorno e ogni momento. Sento che il Signore è con me in ogni piccola cosa della vita. È il mio salvatore, il mio protettore, e affido ogni cosa della vita a Lui. Mentre gli immigrati affrontano le sfide della vita, dobbiamo ricordare che Cristo è colui che bussa alla nostra porta come uno straniero e un affamato. Domenica 29 settembre, presso il monastero di Ratisbon a Gerusalemme, la comunità filippina di San Lorenzo Ruiz si è riunita per celebrare i suoi 30 anni di fondazione. San Lorenzo Ruiz è il primo martire nelle Filippine e oggi commemoriamo la sua festa e qui le persone sono riunite per la celebrazione, per la preghiera e per vivere il programma della giornata, dove mostrano la loro cultura soprattutto nella musica e nella danza.
Ogni domenica circa 150 persone vengono qui per partecipare alla messa e ad altre attività. Inoltre cercano aiuto spirituale per crescere nella fede e nella fraternità in compagnia dei coetanei. We are here to join our people with their joys. Siamo qui per unirci alla nostra gente con le sue gioie e i suoi dolori. Qui le persone sono davvero oppresse dallo stress che viene dall'essere badanti e ogni giorno affrontano tante difficoltà con gli anziani e i malati. È una sfida per noi sacerdoti dargli una direzione, ma con l'aiuto di Dio sappiamo di poterli sostenere con il nostro ministero. Anche la presenza femminile, nei diversi carismi e ministeri, si fa sentire nella comunità. Anche San Lorenzo Ruiz è stato un lavoratore all'estero e rappresenta il cuore delle Filippine a causa del suo martirio. Siamo così felici delle persone qui intorno a noi, perché i filippini sono sempre accoglienti, cordiali, generosi, felici, ci portano sempre un sorriso. Warm-hearted, generous, happy, always bringing our smile. And me only 3 years. Da 3 anni sono in questa comunità ed è un'esperienza meravigliosa. Padre Ramel Pokita, che ora è nelle Filippine, mi aveva chiesto di fare assistenza come suora e come donna, perché la maggioranza dei membri della comunità sono donne. Spero di essere una presenza di ascolto tra loro. Inoltre facciamo la formazione per i lettori, per i chirichetti, il coro e ci impegniamo nell'organizzazione delle altre feste filippine. The Filipinos in the Philippines celebrate. Padre Matthew Cutigno, salesiano di Don Bosco, è l'attuale vicario patriarcale per i migranti e richiedenti asilo in Israele. Racconta che ci sono comunità come questa in tutto Israele, formate da filippini, indiani, africani senegalesi, etiopi ed altre provenienze, venuti per migliorare la loro vita e quella delle loro famiglie. Ma la loro presenza contribuisce anche all'evangelizzazione con la testimonianza della fede. La prima cosa che spesso troviamo è che l'evangelizzazione odierna in questa terra avviene attraverso i buoni cattolici. E molte persone di questa società vedono Gesù per la prima volta nei volti di coloro che si prendono cura degli anziani nelle loro case. Pertanto, loro portano qui la presenza di Cristo in questa terra. Nel momento in cui viviamo una grande divisione, spero che questa comunità sia un segno di unità e pace. Il messaggio di amore e misericordia incarnato da San Vincenzo de Paoli vive attraverso il servizio delle Suore della Carità di Betlemme. San Vincenzo ci ha insegnato che l'amore è un fuoco e che questo fuoco deve diffondersi e non spegnersi mai. Prego affinché un fuoco possa ardere dentro ognuno di noi e accendere uno spirito di amore per tutti i poveri e gli emarginati. Nella loro calda casa, che è un rifugio per cuori spezzati e anime vulnerabili, le Suore della Carità di San Vincenzo accolgono gli orfani e danno loro ciò che hanno perso dalla nascita: amore, cura e sicurezza. Stiamo seguendo le orme delle suore che sono venute in questo convento dal 1884 e hanno portato qui il loro messaggio e la loro vita. I bambini sono vita e anima. È stato deciso che mi sarei trasferita qui. Rivivo la mia infanzia con questi bambini perché loro sono amore, gioia, sorrisi. Questo è un messaggio molto importante. Noi stiamo vivendo la nostra maternità con questi bambini. Mi commuovo molto quando i bambini vanno a dormire perché è la madre che dà affetto al bambino. Quando sento i bambini chiamarmi mamma.
Mi commuovo molto e devo dare molto perché questi bambini sono i nostri figli e fratelli. San Vincenzo De Paoli, il padre dei poveri, visse in un periodo di grande disuguaglianza sociale ed economica, ma vide nei poveri e negli emarginati il volto sofferente di Cristo. Per celebrare il suo anniversario, le suore della Carità di San Vincenzo hanno celebrato una messa solenne il 28 settembre, presieduta da padre Khalil Marun Lazzarista, alla presenza di un gran numero di residenti della città. Gesù dice: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e in carcere, mi avete vestito e mi avete visitato. Siamo in tempi di guerra e di difficoltà, soprattutto nella città di Betlemme. Questa zona isolata e deserta ha sempre bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno di solidarietà reciproca. San Vincenzo ci chiede di aprire le nostre porte e di aiutare in qualsiasi modo possiamo. L'occasione ci ricorda di riflettere sulla chiamata di ognuno di noi ad essere un ponte tra cielo e terra, seguendo l'esempio di San Vincenzo, e di vivere il messaggio dell'amore con una generosità senza limiti. Il mio appello è all'intera comunità palestinese, così come all'intera comunità locale in tutte le sue forme, per sostenere questa istituzione. Questi bambini sono i nostri figli. Dobbiamo essere al loro fianco, aiutarli e fare in modo che questa casa resti in piedi. 50 bambini hanno bisogno di servizi, cure mediche, assistenza e istruzione. Hanno bisogno di piccoli posti dove poter vivere la loro vita normalmente. Tutto questo viene fornito al bambino palestinese emarginato da questa casa, così piccola eppure così grande. In occasione del Festival Francescano è stato presentato a Bologna il nuovo libro intervista di Roberto Cetera, giornalista dell'Osservatore Romano, e Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa. In questo lungo dialogo il custode riattraversa gioie e prove di 8 lunghi anni spesi nel servizio di quella che San Francesco d'Assisi chiamava la perla delle missioni dell'ordine. 8 anni che sono stati per me una sorpresa, perché 8 anni fa io non pensavo di andare a Gerusalemme. 8 anni che ho vissuto con, direi, lo spirito del pellegrinaggio, nel senso che sono partito fidandomi e poi, direi, ho potuto anche compiere un vero e proprio pellegrinaggio, sia legato ai luoghi santi, perché essendo noi frati custodi dei luoghi santi abbiamo questo privilegio, oserei dire, di poter celebrare nei luoghi che sono i luoghi del Vangelo, i luoghi che raccontano il mistero dell'incarnazione, la vita di Gesù, la sua passione, morte e risurrezione per noi, ma anche un pellegrinaggio in senso più ampio, perché è stato per me l'occasione di incontrare culture nuove, religioni nuove e di incontrare anche tante esperienze, direi, di sofferenza e di dramma che tutto il Medio Oriente, non solo la Terra Santa, porta in sé. Il libro uscirà a gennaio per le edizioni Terra Santa, con prefazione di Papa Francesco e di Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dei Frati Minori. L'universalità della figura di San Francesco lo rende familiare in ogni chiesa della Terra Santa. Proprio Francesco, uomo innamorato di Cristo, incentrò la sua esperienza spirituale nella contemplazione del presepe e del Calvario. Nel suo corpo riceve i segni della passione. In lui, come nei più grandi mistici della Chiesa, si rifà l'armonia con il cosmo, espressa nel cantico delle creature. Il 4 ottobre, in tutte le fraternità francescane, si onora il loro fondatore con la celebrazione del transito al termine dei vespri solenni della vigilia e nelle sante messe della festa, sempre molto partecipate dai fedeli. A Gerusalemme, nella chiesa del Santissimo Salvatore, Fra Francesco Patton, custode della Terra Santa, ha presieduto la solenne celebrazione del transito. Come
Nella sua omelia, Fra Patton ha sottolineato la persona di Gesù, che ha vissuto da pellegrino e forestiero in questa terra, così che Francesco e i primi frati hanno seguito il suo esempio. San Francesco ha vissuto tutta la sua vita come un transito, cioè come un passaggio, e direi di più, ha vissuto tutta la sua vita come un pellegrinaggio, tant'è che una delle definizioni che lui ama dare della nostra vita è che noi dobbiamo essere come pellegrini e forestieri in questo mondo. Questo vuol dire che la nostra vita deve essere una vita in cui ci fidiamo soprattutto del Padre, viviamo in modo assolutamente essenziale, andiamo incontro agli altri in modo fiducioso e da mendicanti e alla fine, quando è anche il momento di chiudere gli occhi, sappiamo mettere la nostra vita interamente nelle mani del Padre come il Cristo in croce. Durante la liturgia, i professi temporanei rinnovano le loro promesse. Giovani venuti da tante parti del mondo, attratti dalla vita di San Francesco, sia per il suo modo di donarsi a Dio con spirito di gratitudine, che per la capacità di lasciare tutto e spogliare se stesso, avendo soltanto Dio come padre. E io, da quando ero piccolo, ho ricevuto questi valori cristiani della mia famiglia, dei miei genitori, dei miei nonni, e io sempre ho avuto questo di volere essere un accolito. Allora io ho detto, come servire a Dio di più in profondità? E così io, quando ho cresciuto, ho fatto una missione con un prete frate che ho conosciuto, francescano, nella mia terra. E così mi è piaciuto seguire in questo stile di vita. Leggendo qualche scritto di San Francesco, mi sono fermato dove lui ha spogliato se stesso davanti al suo padre e poi al vescovo per rinunciare a tutto quello che lui aveva, che l'unico padre che lui ha adesso è Dio. Lì mi ha attirato che se un giovane come San Francesco, il suo papà è ricco, deve fare questo per il Signore, per seguire Gesù. Allora chi sono io? E da lì io ho avuto questo sentimento di chiedere che io anche voglio essere come francescani, seguire Gesù attraverso San Francesco. L'augurio che io faccio è proprio di assumere questo stile di vita di San Francesco. Penso anche in un contesto come quello in cui ci troviamo, fortemente segnato dal conflitto, dalla guerra. È facile che uno si lasci prendere anche dalla paura, dallo scoraggiamento, da sentimenti negativi. Ma se uno vive con lo spirito del pellegrino, anche in una situazione come quella che viviamo noi, sta in pace, sta sereno. Io so che la mia vita è nelle mani di Dio. Un momento molto toccante è la lettura del transito di San Francesco con le parole e i gesti compiuti in quella sera presso il convento della Porziuncola ad Assisi. Il 4 ottobre, giorno della festa, ancora una volta riuniti in chiesa, come tradizione, un sacerdote domenicano presiede l'Eucaristia, il priore padre Martin Stasiak, e un altro fa l'omelia, padre Olivier Poquillon, un ricordo del rapporto tra San Domenico e San Francesco, tutti e due fondatori degli ordini dei mendicanti e anche dediti alla predicazione, all'annuncio e alla testimonianza del Vangelo. Il fatto che viene raccontato in alcune delle biografie di una idea iniziale quasi di fondere i due ordini, cosa che poi di fatto Francesco non vuole perché sa che i carismi sono diversi, ha però portato a questa tradizione di scambiarci la presidenza e la predicazione nel giorno dei rispettivi santi patroni e al termine del pasto poi cantiamo anche un ritornello che richiama ciò che ci hanno insegnato l'uno e l'altro dal punto di vista dell'impegno apostolico e anche dal punto di vista, potremmo dire, dello zelo serafico. In questo tempo e contesto in cui ci troviamo, chiediamo a San Francesco la grazia di vivere fino in fondo la spiritualità della fiducia e della fraternità, seguendo le orme di Cristo e del suo Vangelo. Consapevole di essere un piccolo gregge che osa vivere da pellegrini e forestieri nella possibilità di intravedere il sogno di Dio della fraternità e della pace.
Il 3 settembre, nella chiesa di San Salvatore a Gerusalemme, docenti, studenti e personale ausiliario hanno partecipato alla messa d'apertura del nuovo anno accademico. A presiedere l'Eucaristia, Fra Rosario Pierri, decano dello Studium Biblicum Franciscanum. Si unisca a noi il 7 ottobre 2024 in una giornata di digiuno, penitenza e preghiera per la Terra Santa, chiedendo al Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione il nostro desiderio di pace e riconciliazione. Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù, facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.